Allora, buonasera. Siamo questa sera con Dylan Dog, Dylan Dog Old Boy, due storie al prezzo di uno, la solita cosa. La volta scorsa non l'avevo preso. Non l'avevo preso perché non mi convinceva. Questa volta dice perché l'hai preso? Beh, perché questa volta c'era Roy. Quando c'è Corrado Roy, io lo prendo. Insomma. Cioè, Corrado Roy a me, per me è un segno sicuro, nel senso lo seguo dalle sue prime apparizioni su Dylan Dog, quindi sono passati diversi annetti, sono un ammiratore di Corrado Roy da diversi anni, quindi La Clessidra di Pietra, bellissimo numero, stupendo. Ovviamente è cambiato lo stile di Corrado Roy, ma insomma è sempre uno dei grandi, cioè secondo me la Bonelli, Corrado Roy, quando appare Corrado Roy, il lettore va a prendere, anche se glielo mettono di più. Te fanno la monetina, la medaglietta, non ti importa niente e te lo prendi. Vabbè, la copertina dice Staro, guardiamo la copertina, cita Hopper, vabbè, è classico. Non c'entra nulla, sì, con i mostri. Sì, sarebbe forse un po' il rovesciamento mostri esseri umani, con un vecchio tema di sclavi. Sono due storie, ovviamente come al solito c'è la parte che non cambia, questa è in nero, e poi dietro c'è nello specchio l'immagine, una immagine che caratterizza la storia. Oh, sì, questa è la seconda. Poi ci sono due maestri del disegno di Landogliano, Corrado Roy e Mari. A questo punto, quando trovi Corrado Roy e Mari, che pure hanno degli stili disegnativi completamente diversi, però è stata una buona idea affiancarli nello stesso numero, perché sono, è come mettere, non so, Pelé e Maradona, insomma, sì, no, cronologicamente non avrebbero potuto giocare, ma insomma, come avere. Quindi, nella prima storia, per esempio, Corrado Roy risolve il problema della prima storia. La prima storia è di Marzano e disegni Roy. Beh, la prima storia è Gli Esorcisti. Allora, della prima storia bisogna dire che i disegni di Roy sono stupendi, e questo bisogna dirlo. Quindi, se qualsiasi tavola vi apre a caso è un capolavoro. Ma la storia di Marzano, se non ci fossero stati i disegni di Roy, mi si permetta un po' la lieve critica, è una storia debole, molto debole, basata sul rovesciamento simpatico, ma che non ci puoi costruire una storia, un esorcismo all'incontrario. Cioè, questo numero è rivolto a storie all'incontrario, nel senso, la seconda storia mi è piaciuta di più a livello di storia, perché è più sclaviana, più alla sclavi. La prima di Marzano si basa su un esorcista dove appunto il posseduto è un malvagio e dentro di sé ha degli esseri angelici. Insomma, è un gioco, nel senso che va bene, nel senso così, nel senso un po', cioè, è rovesciare le cose, nel senso che questo crudele criminale è posseduto da degli angeli invece che da dei diavoli, quindi essendo malvagio non ha nessun bisogno di essere posseduto da un diavolo, ma da un angelo. E non vi dico poi come va a finire, ma è purtroppo, secondo me, è la storia che è debole in se stessa. Ecco, questo secondo me. Però i disegni di Roy, tu uno se ne frega, e dice, vabbè, che me ne frega della storia. Quando vedi questi disegni, a me la storia non me ne frega niente, e questo è quello che ho pensato io. Onestamente, quando vedo queste tavole, onestamente, dico, la storia, se da sola non, cioè, era la stessa cosa che avevo notato in altre storie dell'Old Boy. Mi sembravano delle storie un po' riempitive, un po' messe così, e qui ci hanno messo il pezzo da 90 con Rado Roy. Hanno fatto benissimo, infatti l'ho comprato, non me ne pento, perché quando compro un albo disegnato a Corrado Roy sono contentissimo e va bene. Ma prima storia non è che mi abbia, cioè non vi posso dire che i disegni di Corrado Roy sono molto belli.
La seconda storia, secondo me, è più articolata. I disegni di Mari sono ovviamente spettacolari per un altro motivo, ovviamente lo stile di Mari è totalmente diverso. Però la seconda storia ricorda temi di Tiziano Sclavi, Alice oltre lo specchio, mi sembra che è una vecchia storia di Tiziano Sclavi, che infatti è citata. Dove Lady Rovena attraverso lo specchio era il numero 10 attraverso lo specchio, dove Lady Rovena appunto vedeva nello specchio, questo è il numero 10, ma posso spoilerare, vedeva la morte, una delle più belle, una, non delle più, cioè, difficile dire quali sono le più belle storie di Sclavi. In questo caso un Dylan Dog si confronta con un cioè, si confronta con un mondo alla rovescia, ecco. Ricorda molto Alice nel Paese delle Meraviglie, non vi voglio spoilerare la storia, però questa è, mi ha ricordato sapori sclaviani, insomma, si trova precipitato in un mondo dove tutti i suoi amici hanno comportamenti esattamente contrari a quelli che hanno nel mondo reale. Ed esattamente potremmo citare Borges, Specchi Inquietanti, Dalì, insomma, questa è una storia che mi sembra più dylandoghiana. La prima era carina l'idea, ma secondo me non da costruirci una storia. Ecco, detto questo, detto tutto, la seconda, Disegni di Mari, ovviamente un Dylan Dog che si trova in un mondo, diciamo, parallelo, vi dico che in cui tutto è rovesciato, con un blog malvagissimo, un Jenkins che è addirittura intelligentissimo. Quindi, vabbè, lo sceneggiatore qui si è divertito. Ovviamente sono sempre dei giochi letterari, nel senso ci si diverte a rovesciare alcune cose e va bene così. Ma la seconda storia è, secondo me, costruita meglio. Dice testo di De Gregorio, di Gregorio e Disegni Mari. Si apre con un Groucho che non dice battute, e quindi Dylan Dog dovrà risolvere questo mistero, ovviamente, che ovviamente rimanda al numero 10 attraverso lo specchio. È una storia, appunto, a me è piaciuta. Diciamo che questi 6 euro e ho perso il conto. 6 euro e quanti erano? 6,50 euro, boh. Ah, no, 6,90 euro, certamente da comprare fumetti è diventato caro, nel senso che 6,90 euro è il prezzo di un libro. Quindi, no, se questa storia non ci avesse messo le mani Corrado Roy, io probabilmente quest'albo forse non l'avrei comprato, e lo dico onestamente, nel senso, poi anche perché ormai un albo comprato da Natanneve, anche questo ormai costa 4,90 euro, quindi metti e metti, insomma, cominciano a costicchiare. L'unico rimane Diaboliche, che ho preso anche Diaboliche, che mi costa. Quanto costa Diaboliche? 2,80 euro Diaboliche, a questo punto, regalato. Lo trovi nelle patatine. Quando si compravano le patatine c'erano le sorprese. Quindi è ovvio che c'è un bel balzo di prezzi, insomma. Quindi è un album che vi consiglio assolutamente per i disegni spettacolari di Roy. La prima storia, come storia, a me non è che mi abbia particolarmente entusiasmato, anzi oserei dire che l'ho trovata un po' un gioco, un po' così, mi sembra un po', sapere, nel senso, l'idea iniziale poteva essere anche carina, ma non ci porti avanti tutta una storia con quest'idea, nel senso, qui veramente. Però ovviamente, dice, ripeto, i disegni di Roy sono spettacolari. La seconda, disegnata benissimo da Mari, e secondo me la seconda è più armonica, nel senso, la seconda rimanda veramente al vecchio Old Boy, al vecchio Dylan Dog di Tiziana, di sclaviana memoria. La seconda è veramente una storia che uno potrebbe dire si sa di Tiziano Sclavi. Ecco, questo è il mio parere. Ovviamente fateci quel che vi pare, nel senso, comunque vi consiglio di prenderlo, perché ve lo consiglio, ve lo straconsiglio, perché io i disegni di Mari e Roy sono veramente spettacolari, insomma. Poi delle due storie, diciamo, la prima non è che mi abbia esaltato, ma la seconda è carina, non dire, cioè, fatta bene. Diciamo, l'idea non è proprio originalissima, nel senso, l'ho già vista un po' rimasticata, però rimanda un po' ai temi del vecchio Tiziano Sclavi, nel senso, questa secondo me è più in tema col Dylan Dog di Tiziano Sclavi.
Questo vi saluto e vi lascio alle vostre occupazioni, che saranno certamente, sicuramente più importanti che ascoltare me di parlare dell'Old Boy. Però veramente non, nel senso, io a questo punto compro anche, a parte alcune serie regolari che continuo a seguire, della Bonelli, che sono Nathan Never, che ho già preso il volume, e c'ho anche la medaglietta, no, questa è di... Ho ritrovato Zago che mi si era persa in mezzo ai libri. Comunque, ho preso la medaglietta di Nathan Never. Ora ce n'ho due. Una in realtà l'ho regalata a mia figlia. Faceva giocare. In realtà, appunto, io non è che sono. Non mi piacciono molto. Cioè, questa idea delle copertine non mi fa impazzire. Preferisco. Cioè, preferisco una copertina così perché questa copertina così mi dice qualcosa. Le copertine con il monoblocco. Con l'eroe monoblocco e non lo so, nel senso mi sa, mi sembrano un po' tutte uguali, però questa è una mia impressione. Quindi io anche vedere la copertina così, tanto che appunto la copertina, vabbè, qui c'è sempre, vabbè, cartonato, il cartone più, sì, c'è dentro a colori, c'è la solita lettera di Davide Bonelli e che appare ovviamente in tutti i prodotti Bonelli, ma ne abbiamo già parlato, quindi è inutile, ripetita, non Juvan in questo caso, e quindi. Cioè, questa copertina mi piace, ecco. A me piace la copertina tradizionale così, nel senso poi ognuno ha i suoi gusti e stavo cercando, ma ovviamente non ce l'ho qui con me quella di Nathan Never che devo ancora leggere, quindi Nathan Never, ho visto è tornato dopo la parentesi manga, è tornato al vecchio Nathan Never, però secondo me queste puntate sul manga di Nathan Never, insomma, fatte così isolatamente, ma questo... Non hanno molto senso, ecco, questo è quanto. Queste copertine così non mi fanno impazzire, però ce le teniamo. E pace. Viva, il mondo è bello perché vale, ognuno ha i suoi gusti e pareri ed è bene che ognuno si tenga i suoi gusti e i suoi pareri. Io ovviamente vi esprimo i miei gusti e i miei pareri, però... A parte gusti e pareri sui disegni di Corrado Roy, penso ci sia poco da dire. Se vogliamo dire. Uno si leva il cappello e fa chapeau. E facendo chapeau a Corrado Roy, ci salutiamo.